Il più cordiale buon pomeriggio, amici collegati in diretta a Fossombrone per il carnevale di Fossombrone. Un caloroso buon pomeriggio, vi vogliamo far mostrare in anteprima la giornata del primo grande corso mascherato di Fossombrone. Qui l'atmosfera è già caliente, vedete alle nostre spalle stanno sfilando già i primi gruppi che accompagnano i carri. Qui ogni tanto si insinua qualcuno perché è giusto così. Siamo in diretta e quindi vi vogliamo far vedere per un lasso di tempo possibile un po' tutti i carri che ci sono. Accanto a me abbiamo Daniela Signoracci, che è la coordinatrice di questo carnevale. Allora, noi ci appropinquiamo verso i carri perché sono radunati in questa piazza dove partiranno verso il Corso Garibaldi, che è il luogo dove si celebrerà questa prima giornata di carnevale. Allora, se l'operatore ci segue, noi vi intanto informiamo un po' di quelli che sono i carri. 6 carri qui a Fossombrone, insomma un periodo questo particolare, insomma, anche dal punto di vista meteorologico siete riusciti comunque a mettere a punto una macchina che ormai da 10 anni, perché dovete sapere, amici, che il carnevale di Fossombrone celebra un compleanno quest'anno, 10 anni di carnevale a Fossombrone. Allora, qui stanno sfilando uno dei gruppi veramente più belli, più colorati di questo carnevale. Sono tutti belli, ve li faremo vedere un po' tutti. Naturalmente la carica dei 101, io non li ho contati, sono 101? Sono 105! Sono 105! 105, poi insomma sono tutti belli precisi, c'è Crudelia De Mon, ci sono tutti i personaggi, dopo li vogliamo conoscere. Allora, Daniela, una battuta la facciamo. 6 carri, tanto impegno, tanto lavoro per tutti i volontari qui a Fossombrone. Sì, guarda, hanno lavorato tantissimo, giorno e notte, finivano di fare il loro proprio lavoro e poi nelle fabbriche per lavorare per noi, diciamo, per Fossombrone. Tutti colorati, stupendi, tutti bellissimi sono. Naturalmente i carri hanno un tema, ogni carro ha un tema, poi ce n'è uno particolare che andremo a conoscere un po' più da vicino, che ha una tematica anche socialmente importante. In collaborazione con il carcere di Fossombrone c'è un lavoro fatto tra esterno e interno molto bello, dopo ve lo facciamo conoscere. Insomma, adesso stanno sfilando tutti i dalmata, più o meno. Scusi, lei venga qui, dalmata. Lei è molto meno... Ha preso una... Col carro, vabbè, ragazzi, anche i cani si ammalano e purtroppo lei invece non è molto ammalata. No, io sto benissimo. Poi con tutta questa pelliccia, vuol dire il freddo? No, non sento freddo. A posto, vabbè, si è autotruccata da sola, immagino. Sì. No, mi hanno truccato, va bene, sì. Bene, complimenti per la coreografia. Allora, veramente carini, veramente simpatici. Daniela, quanti carri ci sono oggi? Allora, abbiamo oggi 6 carri e un gruppo di ballo della scuola di ballo qui di Fossombrone della Forum Dance. Questo che vedi qua davanti è il gruppo di Piacerreto, che hanno fatto i Legos con tutti gli scatoloni, tutti lavorati. Poi abbiamo il carro di Volta Montanara. Allora, qui siamo in mezzo ai Lego, perché chiaramente il Lego è uno dei giochi più amati da grandi e da piccini, perché diciamo la verità, tutti quanti sono innamorati dei Lego, anche lei mi sa, vero? È vero, siamo dei Legolandia! Di Legolandia, quanto ci avete messo per fare questi costumi? Ma una mesata più o meno. Lei si sta divertendo? Tantissimo! Ecco, va bene, complimenti, insomma, anche lei la vedo messo molto bene. Sì, infatti il Lego... servono per sprigionare la libertà, la fantasia, ecco. La intelligenza. Ecco, bene. Allora serve anche per divertirsi, serve anche un po' di... Bene, ma lei lo vedo bello calato nella parte. È vero? Perfetto, stupendo. Allora, Legolandia, questo carro bellissimo. E allora raggiungiamo anche il carro dei dalmata, perché è molto bello. Adesso... andiamo verso il carro dei dalmata, come vedete. Salutiamo le legoline, ciao! Fate ciao! Un saluto anche agli amici
Scusate, un saluto anche agli amici a casa che ci stanno seguendo, siamo in diretta da Faro TV. Ciao! Buon carnevale! Altrettanto, grazie! Si sta divertendo? Molto, molto, molto! Bene, complimenti per il costume! Non attaccatevi perché sennò poi non vi staccate più! Insomma, giustamente i Lego si accozzano. Allora, questo è il carro dei Dalmata, della carica dei 101, è bellissimo. Adesso cerchiamo di avvicinare, se si può far abbassare un pochino la musica così riusciamo a parlare, se riusciamo a abbassare un po' il volume. Allora, qui c'è tutta la famiglia radunata, Crudelia, Demone, lei è perfetta, si è calata perfettamente nella parte. Grazie. Quanto ha studiato? Tanto, tantissimo, tantissimo, molto impegno e... Dai, speriamo che qualcuno apprezzi quello che abbiamo fatto. È dimagrita anche 4 kg. Anche 4 kg. Pure, per il carnevale. Sì, allora, avete visto? Mio figlio mi ha detto, mamma, te sei precisa, sei brutta, vecchia, con le rughe, ma soprattutto cattiva come lei. Mamma mia, che figlio del genere, quante gliene ha dette, insomma, vabbè, no, scherzava sicuramente. Allora, complimenti per la mascherata, siete bellissimi. Un saluto a Faro TV, ciao. Grazie, ciao. Buon carnevale anche a voi, allora andiamo un po' di fretta, vediamo, ecco, questo è un carro importante. Allora, se l'operatore ci segue, amici da casa, adesso vi mostriamo il carro che vi avevamo anticipato prima, che ha una valenza anche sociale. Allora, adesso andiamo a conoscere gli artefici di questo carro. Vediamo se li raggiungiamo, Daniela, dove sono, dovevano essere da queste parti, non ci sono, doveva esserci anche... Vediamo un attimino, intanto vedete la mascherata, il tema è il topolino, il formaggio, il groviera e quello dovrebbe essere il Colosseo più o meno, il Colosseo, giusto? Esatto, questo rappresenta il Colosseo ed è tutta la struttura su davanti è stata fatta da dentro il carcere di Fossombrone, da dei detenuti. Si sono impegnati sotto la guida del signor Pagassone e del maestro Doriano a fare tutta questa struttura qui. Ecco, qui abbiamo il maestro, lo chiamiamo subito a me, ecco qua. Se, maestro Doriano. Se facciamo abbassare un po' la musica perché sennò non riusciamo a parlarci. Come vedete questo è il Colosseo, dovrebbe essere il Colosseo. Adesso il carro ce lo facciamo spiegare per bene. Musica permettendo, allora abbiamo a noi il maestro Doriano che è a capo di questo progetto, una valenza importante perché il carcere di Fossombrone entra in comunicazione con la cittadinanza attraverso questo così messaggio di allegria e di gioia che è il carnevale. Sì, questo è il quinto anno che collaboriamo con la Daniela Signoracci e tutta la città di Fossombrone. Abbiamo avuto sempre un collaboratore storico, Pacassoni, e grazie alla mia preside che mi dà anche spazio per poter svolgere questa attività in carcere. Abbiamo coinvolto una quindicina di detenuti, uno solo come rappresentanza ha potuto uscire, ma il tema dà l'idea dell'impegno che di solito mettono anche nell'ascoltare quello che accade nella realtà esterna. Tanto è vero che l'hanno intitolato Il bel paese sì, ma senza grana, riferito alla mafia capitolina, esatto, eccetera, sì, eccetera, capitale. Da lì è venuto fuori il discorso di collaborazione con il gruppo Meraville di fuori che anima di Montefelcino, di Montefelcino, per cui questa è stata un'ottima idea. Ecco, quindi insomma, quanto ci hanno messo i detenuti per realizzarlo il carro? Noi abbiamo cominciato da prima di Natale. E quindi tanto impegno e tanta voglia. Sì, e si sono entusiasmati tantissimo. E dobbiamo dire che è bellissimo effettivamente. È bellissimo, dà l'idea, è un bello. Po' d'allegria. Il grande formaggio era un grande formaggio. Era un poi, grande formaggio. Poi... I topi di tutti i colori. Se lo sono magnato. È bravo, è diventato un Colosseo. D'accordo. Quindi la metafora, che più che fora è anche dentro, la metafora è alquanto chiara, alquanto chiara. Allora, maestro Pacassoni, lei è in trasferta, che cosa ci fa qua? Guardi,
Io da bambino, insieme a Babbo Pietro e mio fratello Giorgio, abbiamo promosso il Carnevale di Cento, il Carnevale di Frascati, il Carnevale di Riccione, tanti carnevali. Per cui per noi è un compito aiutare queste nostre realtà, diciamo, vicine al Carnevale di Fano, per cercare di promuovere questa esperienza del Carnevale. Quindi, come ho potuto, ho collaborato con questi ragazzi e soprattutto da 5 anni, come diceva il maestro, abbiamo collaborato con il carcere di Fossombrone per fare dei laboratori creativi dove all'interno di una cella costruiamo questi elementi che poi con l'aiuto un po' di tutti vengono montati fuori dal carcere su questo carro. Quindi c'è un lavoro di interscambio nel quale voi tra l'altro siete anche maestri, giustamente, per avere degli elementi che si uniscono e che si assemblano. Allora, noi siamo in diretta con Fano TV, quindi da Fano ci stanno guardando. Lei è anche nella canzone, nell'inno del carnevale, avanti con i carri Pacassoni, ta ta ta. Io non sono di Fano, sono di Cesena, non capivo mai che cos'era questo Pacassoni. Adesso ho la fortuna di averlo conosciuto di persona, lo posso toccare, Pacassoni ta ta ta, è qui e lo sto toccando. Allora, quindi lo annuncio io loro il carnevale. Allora, Pacassoni avanti con i carri è un detto ormai popolare. Noi ringraziamo la cultura popolare che ci ha indicato, dopo 50-60 anni che facciamo, che diamo questo contributo al Carnevale di Fano, e speriamo che il Carnevale di Fano, aiutato anche da questi carnevali limitrofi, diventi sempre più un carnevale della regione, un carnevale anche a livello nazionale. Bene, grazie Pacassoni per il suo contributo. Noi siamo qui nel punto d'incontro, questo è il punto di partenza, poi il carnevale vero e proprio si svolgerà nel corso Garibaldi, che è un po' il corso, il giardino bello, il giardino buono di Fossombrone, dove tra l'altro anche durante il Natale c'è un bel movimento. Quindi allora andiamo verso gli altri carri, così da casa li facciamo vedere. Ah, la preside, non scordiamoci la preside. Francesco, rivieni a me, preside, chiedo scusa, ma insomma è socialmente molto costruttivo mettere in contatto due realtà così differenti apparentemente, ma così vicine geograficamente, perché insomma il carcere di Fossombrone è nel tessuto sociale della città. No, sicuramente è una grande esperienza, è una delle esperienze che i ragazzi della casa di reclusione fanno, si sono cimentati nella musica, nella pittura, nel racconto, quindi sicuramente per loro è un contatto con l'esterno importante. Escono con il carro, ecco, anche se non fisicamente, con le emozioni. Esatto, quindi metaforicamente una parte di loro, una parte di questi ragazzi che ha lavorato così alacremente da Natale ad oggi, ricordiamolo, escono dalle mura, dalla circoscrizione del carcere per entrare in contatto col mondo esterno, quindi complimenti. Grazie, volevo ringraziare l'ambito, gli educatori e soprattutto venga qui vicino il maestro Doriano, che ci mette tanta passione e tanto affetto, sicuramente una grande persona. Bene, grazie maestro, complimenti. Grazie a voi. Allora il tempo è tiranno, andiamo verso la... Esatto, gli altri due carri che oggi fanno parte di questa mascherata, questo vedete è un carro che si presenta già da solo, insomma nella sua essenza, love, fiori, peace, love, l'amore, insomma è veramente un carro estremamente allegorico. Figli dei fiori, flower power. Devi vedere poi dopo, durante la manifestazione, cosa combineranno sti ragazzi. Esatto, perché qui adesso si stanno contenendo, ci siamo noi, insomma, quindi fanno tutti bravi, poi dopo ci danno dei... Sono tutti bravissimi. Tutti bravissimi. Stanno contando le caramelle, i cioccolatini, i coriandoli, ecco. Ma a proposito... Scatenazione totale. Allora, noi vicino al carro dell'amore, Peace and Love, abbiamo anche esponenti, insomma, di più rilievo. Chiamo a me Michele Chiarabilli, il responsabile della Proloco. Allora, la Proloco ci sta mettendo tanto, pur essendo un'associazione giovane di costituzione a Fossombrone. Esatto, questo per noi è il secondo anno e quindi mi fa estremamente piacere rappresentare in questo caso la Proloco, ma rappresento tutti quelli che ne fanno parte, al Carnevale
medievale qui di Fossombrone. Come vi avranno già detto, quest'anno compie 10 anni e naturalmente io per primo ringrazio Daniela Signoracci qui accanto, che è la persona che fa l'unione tra la Proloco, comunque in questo caso, e tutti i carristi, vari rioni, tutti i cittadini, quindi è una persona che si presta a questa manifestazione. Noi siamo felici perché vediamo che comunque piace, il tempo ci dà ragione e siamo lieti di cominciarla. Naturalmente devo ringraziare come sempre l'amministrazione comunale, poi qui il vice sindaco parlerà per suo, ma il comando di polizia municipale, la Croce Rossa locale e tutti quelli che ci aiutano ogni anno, gli vari sponsor privati e i negozianti che ci affiancano. Bene, vedo che avete dei personaggi veramente rappresentativi, lei chi sarebbe? Io rappresento il San Martino, figlio dei fiori, ecco. E abbiamo l'onore di avere il presidente della Proloco, il vice sindaco Chiarabilli, che è un gran onore. Complimenti per l'organizzazione. Ecco, la vedo bene, calato nella parte con gli occhiali, vedo che si stanno applicando. Lei venga qui per piacere. Li ho rubati a Elton John. Ecco, li ha rubati a Elton John, qui ce n'è un altro. Tanto per darvi il livello, il tasso, no, qualitativo, lei è proprio preciso, sembra venuto dagli anni 60. Sì, sì. Ecco, complimenti. Grazie, grazie. Ecco. Ma ci vede, ci vede? Sì, è un po' a righe. È un po' a righe, cioè il mondo è a righe. Va bene, complimenti. Vice sindaco, avete una flora e una fauna molto variegata qui a Fossombrone. Sì, oggi molto variegata, però va fatto un complimento all'organizzazione, alla Proloco Forum Sempronii, al presidente Giacomo Serretti, a Daniela Signoracci, che ormai sono 10 anni che è in prima linea per l'organizzazione del carnevale, e tutti gli sponsor che ci permettono di organizzare questa bellissima iniziativa, e poi a tutti portiamoci i quartieri. Portiamoci a favore anche delle mascherate, così nell'inquadratura sì, sì. Entra dentro un po' tutto, ecco, vedete, alle nostre spalle mentre noi chiacchieriamo si sta animando il carnevale, perché fra pochi minuti partono dal di qua e vanno nel corso che voi conoscete molto bene. No, il corso Garibaldi ormai è diventato un'istituzione in tutta la provincia, organizziamo tantissime iniziative dal Natale, poi avremo anche il carnevale storico quest'anno, oltre, e poi avremo la festa del tartufo bianchetto, per poi a tante altre iniziative di cui invitiamo tutta la provincia e tutta la regione a venire a visitare Fossombrone, perché merita, perché sta diventando la città come punto di riferimento della vallata del Metauro. Bene, il carnevale di Fossombrone scalpita, fra poco partiranno alla volta appunto del corso. Daniela, allora l'ultimo carro, presentiamo l'ultimo carro, che è un carro abbastanza inquietante, devo dire la verità, è un carro inquietante, perché adesso quando entrerà nell'inquadratura lasciamo il carro dell'amore e andiamo dall'amore all'inferno, agli inferi, è un carro infernale. Allora, Daniela, è un carro infernale questo, andiamo vicino. Ci sono gli angeli, qui è sacro e profano un po' insieme, inferi e paradiso che si mischiano all'unisono. Un saluto a tutti quanti di casa. Ma che cosa vi danno da bere agli inferi? Il sangue del diavolo. Mamma mia, invece in paradiso cosa vi danno da bere? Spirito divino! Ecco, avete capito come sono messi? È tutto un programma qui, insomma. Abbiamo anche il piano di sopra in questo carro, abbiamo 2 piani sopra e sotto. Ah, ecco, vedete, speriamo che, ecco, in questo momento l'operatore li sta inquadrando, c'è anche il loggione, che loro hanno giustamente una visuale migliore. Noi possiamo salire? Dai. Allora, se l'operatore riesce a seguirmi e sopravvive a tutto questo, proviamo ad andare sul carro. Allora, vediamo se riusciamo ad andare sul carro, così praticamente materialmente vi facciamo entrare dentro un carro di Fossombrone. Allora, qui l'ambiente è un po' angustio, chiedo scusa ai telespettatori se vedono qualche movimento di camera un po' così. Ecco, siamo praticamente agli inferi. Buongiorno, salve, come... No, lui... Vedete, questo è un carro molto animato. Complimenti. Grazie. Ma come mai questa scelta così? È una scelta un po' casuale, così ci è venuta. Così, eravate eravamo quasi. Ispiratissimi, allora. Allora, qui abbiamo l'inferno, io direi di andare in paradiso. Io direi di sì, andiamo in paradiso, va là che è meglio, perché qua non si sa come finisce.
Oh, l'ambiente è un po' angustio. Speriamo che a casa arrivi qualcosa. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, stiamo salendo con qualche difficoltà, l'operatore sta tentando un'operazione difficilissima, l'operatore è salito con una camera in mano, lo zainetto, il microfono. È stato fantastico, più di così non poteva fare. Dove siamo? Abbiamo il paradiso. Ah, quindi giù c'era l'inferno e su mi sembra... Guarda quanti bei angeli! Allora, guardate un po' quanti bei ragazzi ci sono! Bravi, quanto sono da casa! Ma scusatemi, scusatemi una cosa, scusi, io lei... Ma tutti con gli occhiali da sole, ma nei... C'è il sole. Ma dov'è il sole? Beh, è lì. Ah, ecco, è là, quindi insomma, diavoletti col sole. Bene. Ma siete uniti, diavoli e angioletti, sì, sì. Come mai? Sì. Perché siamo tutti diavoli in fondo, dai. In fondo un po' diavoli, un po' angeli. È un po'... angeli, sì, sì, esatto. Va bene. Allora... Ecco, ecco, vediamo la panoramica che stiamo facendo in questo momento e noi da questa posizione così privilegiata, allora ecco, noi vi lasciamo con questa immagine tremebonda di questo infero che praticamente, ecco, ci hanno sommerso di coriandoli. Allora, con questa immagine vi salutiamo dal carnevale di Fossombrone San Pietro, lei ce li ha le chiavi? Eccole qua, sono tre suite e basta, non c'è per tutti il posto. Ah, tre suite, cioè tre posti, finito. Va bene, allora speriamo di averne una almeno. Dal carnevale di Fossombrone è tutto. Ciao!